Buongiorno Luca, ben arrivato. Dopo tanto, finalmente siamo nuovamente su Monkey Island. Tra l'altro non mi ricordavo avessimo fatto così poche live di questo titolo. Non so se è un bene o un male. Comunque, sarà interessante vedere cosa riusciremo a fare oggi, visto che è veramente una vita che non ci gioco più. In primis non mi ricordo assolutamente il doppiaggio, come avevo fatto i personaggi, quindi ci sarà un po' un refresh delle voci, ma soprattutto non mi ricordo il punto, cioè so che cosa dobbiamo fare, nel senso che mi ricordo cosa dobbiamo ottenere, ma non mi ricordo che cosa avevamo visto. E sarà interessante, sarà assolutamente interessante, conto che mi darete una mano in un modo o nell'altro. Tant'è, ancora 4 minuti e mezzo all'inizio della live. Io sono sveglio da 2 ore più o meno. No, non è vero, di meno, 1 ora e mezza. E d'altronde la notte è la notte. La magia di lavorare la notte e di svegliarsi alle 2 del pomeriggio. Ho fatto colazione, sono andato a sistemare i capelli e ho acceso le telecamere. Nel frattempo mancano meno di 4 minuti all'inizio della live, possiamo parlare di Gran Turismo, altra grandissima serie in diretta che facciamo. Attualmente attiva su YouTube con le cronache live, e mi sto preparando alla nostra prossima sfida, e sarà tutto incentrato sulle strategie, perché ho tentato un primo approccio, sono arrivato secondo per poco in realtà, e quel poco è proprio dovuto al fatto che avevo sbagliato strategia. Voglio portarvi un contenuto appagante, quindi insomma farvi vedere io che arrivo a metà classifica non mi sembra il massimo, però la macchina risponde molto bene. L'unica cosa devo capire quando effettuare i cambi gomme. Oltre a questo mi sto dilettando a fare le mie livree. E ne ho fatte qualcuna nuova, però non sono del tutto convinto, quindi ci metterò sicuramente nuovamente mano. E magari stavo pensando, potrei utilizzare il mio profilo social. Ben arrivato Alfredo. Molto bene. Prima o poi forse me la porto una bionda sul canale, chissà. Chissà! E dopo voglio vedere come se ne uscirà, eh? Tant'è. Dicevo, stavo pensando, visto che non lo uso praticamente la mia pagina personale, potrei utilizzarla per creare dei foto album di Gran Turismo, così non sto ad ammorbarvi sull'arnia o direttamente sulla pagina di Opels. È un'idea. Ah, altra cosa, questa qui è proprio una bomba che vi sgancio così. Presto o tardi anche il dottore se ne uscirà con una serie sua personale, oltre chiaramente ai Just a Taste. E il gioco gliel'ho scelto io. Questo è tra l'altro un gioco che non vi dirò qual è, ma che più di una volta mi è uscito da, cioè è venuto fuori nei nostri discorsi, quindi non è un gioco totalmente sconosciuto, ecco. Non ci arrivereste mai, però sappiate che adesso ancora non è iniziato a registrare, perché comunque sia altra bomba, finalmente il dottore è insediato nella sua nuova abitazione, alleluia alleluia. Però chiaramente deve finire i lavori di insediamento, deve mettere la poltrona reale da dottor Meg, eccetera, eccetera, eccetera. Quando avrà finito si mette sotto il
gioco l'ha già acquistato, tra l'altro ce l'avevo io, glielo potevo dare. Tant'è. E mancano solo 30 secondi all'inizio di questa quarta live di Gran Turismo, di Funky Island. Questa non l'ho veramente capita, Alfredo. Vediamo, vediamo. 17. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benvenuti su Abel, il mio canale sul YouTube italiano. Sono il signor Lune che vi dà il benvenuto a questa quarta live, questa quarta Obels Live di Monkey Island 2. E Dio ci aiuti a capire come andremo avanti oggi, perché la ruggine è viva nei nostri cuori, quindi vediamolo. Intanto caviamo la musica in sottofondo, per quanto assolutamente piacevole, non è del gioco. E andiamo al gameplay. Eccola lì, il fantasma del signor Lune che aleggia su di voi, è ovvio. Per alcuni con spirito vendicativo, quindi sappiatelo, no, non sono rose e fiori per tutti. Molto bene, eravamo rimasti qua, grosso modo, eravamo nella biblioteca dove non sapevamo assolutamente che cosa fare se non leggere un po' di libri. E io direi che a questo punto, visto che non l'abbiamo praticamente guardata questa mappa, quest'isola, potrebbe essere interessante girarcela un po'. Allora, lì c'è il nostro coso di Guybrush, se va bene. Ci abbiamo dei vicoli. Vuoti. Apparentemente non c'è nulla qui. Quindi niente. Perché lo sfide è contro di me? Io non ho detto che è contro di lei. Se c'ha la coda di paglia è un... Ok. Qua c'è un altro vicolo. Ah! Basta puntate, ecco fatto! Ah, ma somiglia un po' a questo, l'altro non volevo dirlo. 32 rosso, molto bene, avete vinto signore, che premio vorreste? Cos'è rimasto? Abbiamo denaro, un invito alla festa di carnevale del governatore Marley. Cazzo, questi c'hanno l'invito. E 3 giorni di vacanza sulla favolosa isola di Hook. Vorrei il denaro. E la Madonna, quanto denaro? Parliamo? L'allibratore. Puntato, prego. Vabbè. Tutto ciò che devi fare è guardare la ruota e girare. Allora, esaminiamo la ruota. Non sembra importante la ruota, ma... Puntate, prego. Vabbè, parliamo con il libratore. Salve. Come va? Mi potresti spiegare come funziona questo gioco? Certo, è facile. Dimmi solo che numero vuoi e io farò girare la ruota. Se il tuo numero esce, vinci. Sembra semplice. Su quali numeri posso puntare? Dall'1 al 32, rosso o nero? Viene molta gente a giocare qui. Molta gente viene a giocare quando abbiamo molti premi. Oggi siamo quasi rimasti senza. Ne sono rimasti solo 3.
altri primiti sono rimasti? Beh, in realtà lo sappiamo. Abbiamo 3 giorni di vacanza sulla favolosa isola di Hook. È un invito per la festa di carnevale del governatore Marley, che ci interessa molto. E naturalmente abbiamo denaro. 60 pezzi da 8 per ogni vincita. Minchia, 60 pezzi da 8. Wow! Vorrei fare una scommessa. È solo che noi ce ne abbiamo i soldi per... Scommettere costa, ragazzo. Un pezzo da 8 per ogni giocata. Oh, sì! Ecco! Ok, ragazzo. Che numero vuoi? Un numero vale l'altro, immagino. Facciamo il 18 rosso. Ok, ecco fatto. Madonna, sei lunga. 12 nero. Peccato, auguri per la prossima volta. Grazie comunque. Odio perdere. Scusa, amico. Voglio fare un'altra puntata. 30 rosso. 30 rosso, ok. Che cazzo? Hai vinto ancora. Oggi è il tuo giorno fortunato, vero? Vorresti ancora il denaro? Sì! Questi due sono in combutta. E lui scappa via. Io quasi quasi gli vado dietro. Dammi il prossimo numero. Prima la parola d'ordine. Se questo è 3, questo quant'è? Qual era il numero? Bene, il numero vincente sarà il 5, nero. Grazie. Allora, lui ha dato prima con la mano l'1 e poi il 5 e lui gli ha risposto 1. Quindi cosa vuoi, ragazzo? Quale sarà il prossimo numero vincente? Prima dammi la parola d'ordine. Devi indovinare le 3 volte. Ah no, devi indovinarla 3 volte. 5, se questo è 1, questo quant'è? 5. Ok, questo è giusto. Ancora 2. Se questo è 5, è un 3. Questo quant'è? 3. E sono 2. Ancora 1. Se questo è 3 ed è un 4, questo quant'è? 4. Ok, sei senz'altro un socio del club. Ma non ti riconosco. Cosa? Non ti ricordi di me? No. Ma va bene lo stesso, a posto. Non avresti indovinato la parola d'ordine se non fossi stato un socio. Il numero vincente sarà il 15 nero. Perfetto. E allora adesso li spegniamo, sti stronzi. 15 nero, eh?
puntate? Oh, ok, ecco fatto. Scoperta la magagna, assolutamente sì, adesso ce li mangiamo tutti. Prendiamo i soldi, il biglietto e ecco. Stronzate, ritornerà per vincere, ma noi... Ok, Ralph, a domani, cioè si conoscono praticamente. Allora... Sì, vorrei fare un'altra scommessa. Perfetto, mi ha detto 15 nero, eh. Vorrei il 15 nero. Ok, ecco fatto. Madonna, che tiro poderoso che gli ha fatto. Nero, hai vinto, ragazzo. Quali dei nostri favolosi premi vuoi? Fai la tua scelta. Puoi avere 60 pezzi da 8 o puoi avere l'invito per la festa del governatore Marley o puoi avere 3 giorni di vacanza sulla favolosa isola di Hawk. Ebbene, qual è la tua scelta? Li voglio tutti e 3. Voglio l'invito. Lui vuole l'invito. È la Madonna che invito. Congratulazioni. Grazie. E adesso andiamo a leggersi altre cose. Ce li prendiamo tutti e 3, cazzo ce ne frega noi. Cosa vuoi, ragazzo? Quale sarà il prossimo numero vincente? Prima dimmi la parola d'ordine. 1. È 1 32 nero. Posto. Adesso che ci conoscono è più facile. Avevano bisogno di essere, no? 32 nero sia. Diciamo che non se la passano troppo bene questi adesso. Cioè, gli svuotiamo il tutto. Il 32. Ale, adesso non sto a leggere tutte le cose, adesso voglio la vacanza a Hawk, che tra l'altro mi pare che fosse una delle isole dove c'erano i pezzi di mappa, a memoria, eh. La vacanza e poi pigliamo anche i soldi. È identica la cosa, perfetto. E adesso andiamo a vedere l'ultimo numero.
con la quale ci ciucciamo anche i pezzi da 8. Cosa vuoi ragazzo? Vabbè. Rojo. Bene, e con il nostro 9 rosso andiamo a prenderci anche l'ultimo. Parliamo con il nostro amico. I rossi premi, un solo premio, gli altri ce li siamo già presi. Pezzi da 8. Grazie. Congratulazioni. Grazie. Beh, per me è tutto. Siamo a corto di denaro e premi, presto chiuderemo. Perfetto, abbiamo andato in bancarotta una rispettabile attività di Fat Island. Possiamo rigiocare? Voglio vincere ancora. Ci hai preso gusto, stronzo. Beh, andiamo. Ehi, cos'è quello dietro di te? No, che co... Ehi! Che barbatrucco. Ora, altra cosa che voglio fare. Ricorderete insieme a me che nella scorsa live avevamo provato senza ottenere risultati la gara di Sputi nell'altra isola, quella di Buti. Mi è venuta in mente una cosa. Dove vuoi andare? Voglio ritornare a Scab Island, perché mi è venuto in mente che quando abbiamo fatto l'embargo di Largo, Largo aveva cacciato uno sputo esagerato. Visto che adesso abbiamo un documento che è la tessera della libreria, vorrei provare a vedere se ci danno da bere la stessa roba che avevano dato lui, che magari è quello che ci può servire per cacciare la scatarrata finale. Che cazzo? Dalla biblioteca? Fammi dare un'occhiata. Guybrush c'è un nome francese? No, veramente è un nome fasullo. Come nome fasullo? Oh, va bene. Posso darti da bere ora?
Sì, potrebbe essermi utile. Dimmi che veleno vuoi. Che cos'hai? Qui al Bloody Lip abbiamo qualche drink speciale. Come Bimbo di Barba Gialla, Monchierino Insanguinato e Balena Blu. Allora, io ho questa sensazione. Quando il nostro amico Largo la Grande aveva cacciato lo scatarro, era di colore verde. Qui noi abbiamo tre drink che dal nome ricordano i tre colori principali, che sono il giallo, il blu e il rosso. Barba gialla, giallo, insanguinato, rosso, e balena blu e blu. Se tanto mi dà tanto, dovremmo prendere il giallo e il blu e berli insieme. Ed è quello che mi appresto a fare. Prendo un Bimbo Barba Gialla. Beh, puoi provare, ma non credo che sua madre sia d'accordo. Poi, nel caso, prendo anche... Ah! Senti, dammi da bere, per favore. Ehi, devo raccontare barzellette. Questo è Alfredo, eh? Fa parte del contratto sindacale. È decisamente Alfredo. Alfredo abbiamo trovato... Quello costa un pezzo da otto. Ok. Ecco qua. Ed ecco una cannuccia spirula gratis. Vediamo a tutti i nuovi clienti del Bloody Lip. E poi ci facciamo dare l'altro. Barista, dammi da bere. Dimmi che veleno. La balena blu. Fammi un balena blu. Spiacente, il frullatore non è abbastanza grande. Ma vaffanculo. Sì, è decisamente. Confermo e sottoscrivo. Ma no, seriamente... Quello costa un pezzo d'otto. Ok. Ecco che soffia. Va bene, prendiamoci anche l'altro, se ce ne frega. Giusto per averli. Dimmi che veleno vuoi. Insanguinato. Non posso, la butto segno senza benzina. Ah! Divertente. Già, mi sto spanciando. Me lo costa un pezzo da otto. Ok. Ecco qua. Che bel posticino avete qui. Ci stavi lavorando, quindi vabbè. Arrivederci. Ok. A questo punto ritorniamo a Booty Island e proviamo a vedere se la cosa funzionava. Dove vuoi andare? Ritorniamo a Booty. Perfetto. Dove a questo punto andiamo in fondo? Guarda che follo denso su cosa! Vai sulla linea e prova la tua schiaccherata. È una bella giornata per aspettare. Allora, proviamo, usa drink blu con drink giallo, usa cannuccia sbirra con il drink verde. Ragazzi, questa roba mi fa sputare denso. Ottimo. Migliaia sputeranno, centinaia vinceranno. Parla. E che cazzo. Io Il maestro del monco è pronto per il suo ritorno! Sput!
E la Madonna! Si è allenato! Sembra un terzo posto! Credo che meriti un piccolo applauso! Peccato, ci sono solo premi per il primo! Porca troia! Più fortuna la prossima volta! Quindi non basta? Aspetta un attimo! Sei un pirata, no? So che tu sei forte. Non è... Adesso ho capito. C'è qui il vento. Lo vedete qua? Ogni tanto gli si muove. Io devo sputare quando c'è il vento. Allora. Allora. Rifacciamo. Il maestro Mook è pronto per il suo ritorno. Allora, intanto lo carichiamo. Andiamo. Ale! Che cos'è? Un sorprendente capovolgimento della gara? Sembra un secondo... Come un secondo posto? Credo che meriti un piccolo applauso! Ma come secondo posto? Ora voi che volete fare? Non essere timido, fallo volare! Allora non basta? Proviamo a metterli tutti insieme. Allora. Non ha bel colore, eh? Che schifo. Secondo me così non funziona. Ancora una volta sembra un secondo posto. Perché solo secondo? E dire? Ora voi che volete fare? Che magari c'è modo di fregare con le bandierine qualcosa. No, arriva solo fino a lì, allora c'è ancora qualcosa che dobbiamo capire. C'è ancora qualcosa che va capito. Però ci stiamo avvicinando. Esamina la busta grande, cosa c'è? Ah, ok. Quindi, ok. Là c'era quella chiave interessante. Adesso vorrei provare a vedere qua. Scusami. Ho bisogno di affittare un costume. Prossima volta, prenata. Devo affittare un costume. La
mia vita dipende dall'affittare un costume. Prossima volta, prenatela. Dai, ci deve essere qualcosa io proprio a rompere. Non ti ho ancora chiesto di affittarmi un costume? Non vedi che sono occupata? Sto cercando un costume. No, questa non va. La prossima volta, prenatela. Tu hai un sacco di costumi. Sono tutti prontati e pronti per essere ritirati. Aspetta un attimo. Se sono prenotati, vuoi che non ci sia una prenotazione da qualche parte? Sei cordialmente invitato alla festa esplosiva di carnevale del governatore Marley. Dimenticare di portare questo invito quando prendi il tuo costume! Eccolo! Allora glielo devo dare. Per favore presenta l'invito alla porta e indossa il costume. Allora era all'interno della cosa. Allora, dai, invito al proprietario. Ah, è un costume riservato. Beh, questo cambia le cose. Vediamo. Il tuo costume è giusto qui. Sa che costume figo che sarà. Da questa parte, prego. Ma che cazzo? Beh, ecco. Con questo sarai sulla bocca di tutti alla festa. Beh, divertiti, godi il tuo costume. Ma dai. La faccia, se potessi vedere la faccia di quest'uomo. Cosa vuoi fare? Raccogli il costume. Cristo Dio. Esamina, voglio vedere l'opinione. Che bel vestito. Sì sì. Vabbè, e adesso almeno abbiamo il coso. Abbiamo il nostro vestito, possiamo andare alla festa, almeno quello. Bene, allora la casa del governatore è qua. Qua c'è la guardiola. Ah, qua c'era il grande albero che non abbiamo trovato come risolverlo, un altro enigma. Posso aiutarti in qualche cosa? Prima hai parlato di una festa. Hai portato un costume all'invito? Ecco il mio invito. Ma guarda un po'. L'invito ce l'hai davvero? Hai un costume? Ecco il mio costume. Meglio che li tasci. Beh, se insisti. Ma dovrei cercare di trattenerti. No, no, non qui. Vai nei cespugli dall'altra parte. Accidenti. Oh, come sei carino. E gli stivali danno un tocco di classe. Gli stivali è proprio al bacio. Credo che tu possa passare. Bene. Divertiti. Noi proseguiamo. Bene. Ben arrivato Eren. E quindi niente, abbiamo trovato. Cosa? Vai verso la villa.
C'è proprio una villa in mezzo a un bosco. Vabbè, parliamo col giardiniere. Lasciami in pace. Sono occupato. Oh, che bella bestiola. Un cane molto, molto indaffarato. Lato della casa. Cosa c'è nel lato della casa? Ma che cavolo? Cosa c'è qui dentro? È un bidone dell'immondizia ammaccato. Che cazzo? Ehi, cos'è tutto quel chiasso? Fare bacano coi bidoni del governatore. Chi credi di essere? Esamina il biglietto. Dice: caro servizio della nettezza urbana dell'isola di Buti. Shh. Non sbattete i bidoni dell'immondizia. Il governatore sta dormendo di sopra. Ah, quindi questa di sopra è la... Ok. Forse avrei dovuto darlo alla scimmia, non so per quale motivo, ma ad ogni modo questa dovrebbe essere la finestra della camera del governatore. Buona a sapersi, probabilmente dovremmo affacciarci in qualche modo, dovremmo trovare il modo di richiamare l'attenzione del governatore da lì. Vedo che si stanno dando da fare. Oh. Sembra far parte della mappa di Big Goop. Bene, il primo pezzo di mappa, così proprio. Sembra che sia in ritardo per l'antipasto. Troppo tardi, sono stati scelti. Cosa sono stati? Island Park. Aileen! Che bel costume! Non lo so. Suppongo che dobbiamo provare ad essere ragazzi adorabili. Hai assistito alla gara di sputo? Sì, sono arrivato secondo. Non male! Sì, beh, sai, il vento era a mio favore. Si festeggia, eh? Già. Hai provato il pesce? Sì, quasi soffocavo con una lisca. Attenzione. Hai sentito quel sull'orso polare con labbro leporino? Ma che cazzo significa sta cosa? Sì, la settimana scorsa. Sì, beh, sai. Si festeggia, eh? Alla festa! Al patè di salmone! Al patè! Sì, ma... A carnevale! A carnevale! Come carnevale? Vabbè, giustamente una festa in maschera. A tutte le donne che ho amato prima! No, ma a me piaceva quando parlavano del... Ok. Salve, mi chiamo Gabriel. Beh, pensavo ce ne fossero qui. Ma... in questi costumi chi può dirlo? È vero. Dovrebbero esserci delle fanciulle qui. C'è quella lì che si stanno... Cosa ci possiamo fare? Vabbè, se
bel che si divertano. No, ritorniamo a parlare. Ti ho conosciuto da qualche parte? Come va il lavoro? Sempre il solito, sempre il solito. Piace la musica? Non c'è male. Dove hai preso il costume? No, non mi interessa. Dove hai preso quel drink? Sì, grazie. Non è la solita testa. È enorme di carnevale. No. Probabilmente ha risparmiato sul materiale. Sì, ma... non credo di saperlo. Quella cartapesta è molto costosa. Sì, ma nessuno mi sa dire niente, zio Bricco. Di sopra non si può andare. E quindi qua quello che potevo fare l'ho fatto in realtà. C'è sto cane che... boh, che cosa gli possiamo dare al cane? Oh! No! Perché ha sentito... qualcosa non va, Guybrush? Come sapevi il mio nome? Stavo parlando col cane. Chi sei? Lei ha chiamato il suo cane Guybrush? Già, non capisco perché. A lei poi un granché, ti dirò. Lei dice che il motivo è perché lui è scemo, inutile ed è sempre tra i piedi. Grazie. Ma lui sicuramente può fettare gli oggetti del governatore. Forse dovresti svuotare le tasche. Cazzo. Prova a prendermi, vecchio. No! La tecnica del... oh, attento al rastrello. Attenzione! Il governatore ha sorpreso uno dei suoi ospiti alle prese con la mappa del suo nonno. Un altro cacciatore di tesori dilettante? Portalo dentro. Vieni qui, Guybrush. Guybrush? Guybrush Threepwood? Il sole d'una conoscenza. Con tutte le feste che ci sono nelle case di tutte le isole dei Caraibi. Lui doveva capitare proprio nella mia. È destino, cioccolatino. Non parlarmi. Tesoruccio. Vattene. Vieni alla crema. Ti avviso. Rosellina. Forse dovrei rinfrescare i vecchi tempi. Che bello, nuovamente insieme. Ragazzi, non siamo stati così da... beh... da quando ho cambiato lavoro e mi sono trasferita senza lasciare il nuovo indirizzo? Ah, è tutto quello che è successo? Accidenti, pensavo... Guybrush, vuoi un suggerimento? È stato uno sbaglio. Come uno sbaglio? Pensavo avessimo fatto un patto. Ho deciso di lasciarti tornare da me. Beh, tanto inutile.
Ti riavrò, dovesse essere l'ultima cosa che faccio. Oh, davvero? Mi daresti almeno una seconda occasione? Fuochino? Un po' troppo sdolcinata, ma la mia anima è malata, Elena. L'unica cura è l'amore. Beh, questa non è certo la cosa più stupida che hai mai detto. Se non posso stare con te, non voglio più vivere. Oh, Guybrush, so che non dovrei aver niente a che fare con te. Ma c'è qualcosa della tua debolezza ed incapacità che mi contagia, ma vaffanculo. Ciò significa che mi lascerai prendere la mappa? La mappa? È solo di questo che si tratta. Avrei dovuto immaginarlo. Se è solo della mappa che ti importa. No! È meglio che te la vada a prendere fuori. Ma porca di quella puttana! Fuori dai coglioni! Ma guarda te la Madonna! No, 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 no! Dai! Dai, oh! Ma porca di quella zoccola! Dice uno che so doveva finire! Caspita! Porca di quella zoccola! Non posso prendere il cane per andargli dietro? Il cane lo sente quando c'è la roba di Helen, quindi... raccogli il cane. Mi piacerebbe, ma questo vestito non ha le tasche. E quindi? Lo seppellisco una volta per tutte. Grazie. Ok, cane. Tu vieni con me. Ma come? Boh, dai, andiamo a prendere sta cazzo di mappa. Vaffanculo. Comunque, gran belle tasche questo... questo giacchetto. Me ne servirebbe uno uguale quando vado via con la moto. Cosa che tra l'altro non posso fare perché è seppellita in casa. Allora, andiamo verso la scogliera. Ma guardate la Madonna. Allora, Emo, ecco. Ragazzi, è lunga arrivare fin laggiù. Sì, e come posso fare? È una bacchetta. Ben arrivato, guardiano! Ma io come caspita ci arrivo lì?
Cazzo, questo è un problema. Posso lanciare giù il cane? Chiedo, proprio... Usa il cane con la cima della scogliera. Riesco a raggiungere con l'oggetto, mo che si fa? Come cazzo faccio ad andarlo a prendere? C'ho una cosa da legarmi, la corda con, ci sarà qualche cosa da, sempre tutto, ci sarà un qualche appiglio che posso utilizzare, no? Aspetta un attimo. No. Ci ho sperato. Servirebbe qualcosa per aggrappare. Forse la scimmia? La scimmia che cosa mi fa? Cambiata cifra. Porca vacca. Come cazzo lo risolvo questo adesso io qui? Usa la corda. Apparentemente qui non ci faccio un cazzo. Quindi so che è lì, è già qualcosa. Però non so come arrivarci. E poi c'è il grande albero, altro grande enigma che ancora non abbiamo capito come risolvere. Porca troia, stavamo andando tanto bene. Vabbè, e a sto punto direi cerchiamo di capire come risolverla. Io proverei ad andare a prendere la scimmia. Vediamo se magari... Bene, male la scimmia si arrampica da tutte le parti, poi... Vediamo, magari lo spavento col cane, qualcosa mi invento. Adesso abbiamo un sacco di robe. La banana non possiamo utilizzarla. Ho già un lavoro, va bene. Dai, la banana a Giorgio. Proviamo il cane. Usa cane con Giorgio. Cos'altro possiamo fare? Possiamo vedere questa benedetta isola di Hook, visto che abbiamo sbloccato questa possibilità, sfruttiamola. Andiamo da Dread. Dove andare? Adesso non fa freddo. Vabbè, non me la fa.
Allora, ritorniamo all'isola di Fat Island. Laggiù chi c'è? Il pescatore. Ah, parliamo col pescatore, magari c'ha qualcosa. Parlo al pescatore. Preso niente? Stai scherzando? Ho battuto il mio record poche ore fa. Sono il guardia pesca, ti confischerò la canna. Tu saresti il guardia pesca, eh? Vediamo il distintivo. Guardati alle spalle, un pesce a tre teste. Ah, credo che tu voglia solo mettere le mani sulla mia canna da pesca. Peschi? Certo, altrimenti perché mai vorrei la tua canna? Beh, stavo solo pensando ad una piccola scommessa. Sei uno scommettitore? A che tipo di scommessa stavi pensando? Se riuscirai a prendere un pesce più grosso di quanto possa io, ti darò canna da pesca come premio. Quali sono le condizioni? Beh, perché guardia, se pesco un pesce più grosso di te, devi mangiarlo crudo. Vuoi dire con riso di salsa piccante e salsa di soia? Freddo e con la testa ancora attaccata. Intanto c'ho il cane, cazzo me ne frega me. Cosa dici? Va bene, scommettiamo. Fantastico! Non vedo l'ora di farti mangiare la mia preda. Questa guardiano merita, effettivamente. Con tutti i rifiuti della villa del governatore Fat, il pesce di solito è schifoso. Non li mangio mai, li vendo sui ristoranti. Meglio che peschi tu, amico. Usa corda con bacchetta. Dai! Vedi che sono occupato? Ma io come... dammi la sua canna. Ehi, non toccarla. E mi lanciata millimetricamente per il massimo della fibrillazione idrofonica. Ma vai a fare in culo. Quindi devo rimediargli un pesce, un enorme pescione, che dovrò trovare da qualche parte, immagino. Allora, intanto andiamo al sentiero, che noi qua non ci siamo mai venuti, peraltro. Se non quando ci hanno portato all'isola, alla villa del governatore, vediamo se c'è qualcosa. Ah, c'è solo la villa del governatore? Cascata. La villetta? No, ce n'è di roba. Cosa c'è nella cascata? La cascata.
ci fa questo gioco pirata. Usa la bomba? No. Premi la bomba. Non riesco a muovere questo oggetto. Tira. Chiudi la bomba. Esamina. Niente. Raccogli. Apri. Niente. Usa con niente. Cosa devo usare? È una pompa. Ci sarà tipo una cagna da chiave piccola? Non mi ricordo. Non voglio succhiarla. Benissimo. Ma la pompa come... Ci sarà sicuramente un qualche enigma. Ci sarà sicuramente qualche enigma che non sto cogliendo. Non riesco a raggiungerlo. Quindi neanche la cosa. A questo punto che cosa abbiamo allora? Andiamo alla villa. Questa tra l'altro è una mini Sicilia praticamente. Passa senza consegnare cibo verrà giustiziato. Onesto. Noi abbiamo il cane. Non farò cane. Il governatore Fat mi ha liberato. Oh. Guardati alle spalle, una scimmia a tre teste. Davvero? Meglio che le dia la caccia. Ma come? Ha funzionato per davvero? La copertina dice famose citazioni dei pirati. Il mondo del mio uomo di Pasqua diceva, ah, ok, lui dorme, quindi magari credo di averlo quasi svegliato. Lo aspetto. Ah, perfetto. Beh, vabbè, cioè, dei tempi di cosa che non si vedeva. Esamina il comodo. Penso che non sia stato lavato da almeno 10 anni. Che schifo. C'è altro qui? Esamina il catino. C'è del cibo che intaso lo scarico. No, non lo vorrei mai fare.
dovrà spegnersi prima che qualcosa esca dal tubo. Allora, intanto voglio dare un'occhiata al libro che abbiamo raccolto. A questo, tra l'altro, devo leggerlo. Magari, ecco, questo avrei dovuto leggerlo prima. Famose citazioni dei pirati. La felicità è un caldo tricheco. Barney Goat. Baciami, sono diventato scorbutico. Fester Leech. Arr! Il comandante Buttonhead. Le viole sono blu, le rose ne sono rosse. Stiamo venendo a bordo curato di Rodos. Rap Scallion. Sciacqua, non abbiamo bisogno di saliva puzzolente. Il vecchio Skankai. Invece, già che siamo qui, ci facciamo i cazzi nostri. Condimenti caserecci fluidi viscosi. Questo è un libro inutile? Non so. Non è vero, cazzo! Ci serviva sapere come cacciare gli scattarroni, porca troia. Ci sono briciole e salse dappertutto. Credo che qui non ci sia più nient'altro da fare, in realtà, per ora. Un piccino è... un piccino d'elefante, esatto. Ok, qua non credo ci sia nient'altro da prendere. Vieni qua. Di sotto non si può andare, quindi usciamo. Non so perché quel libro fosse importante, immagino che lo scopriremo. Però ci si aprono un po' di cose, perché allora abbiamo una canna da pesca da possibilmente raccogliere. Io adesso proverei a tornare in libreria un secondo, vedere se troviamo qualcosa. Questo chi è? Se potessi leggere, passerei tutto il mio tempo libero alla biblioteca della città di Fat. Reginald Barbanera. Reginald. Va bene. Questo lo posso raccogliere? È appiccicato al muro, lo so che è appiccicato al muro. Quindi ritorniamo da dove abbiamo iniziato, dal... Tra l'altro, in tutto ciò io non ho mai guardato una cosa che è questa. 3 giorni e 2 notti sulla favolosa isola di Hook. Shh. Vabbè, ma fanculo. Verso il modellino di un faro. Esamina. Questo assomiglia al faro sulla spiaggia. Questa è una biblioteca. Niente. Allora, verso lo schedario. Sì, sì, va bene. Allora, vediamo un po'. Verdure, venerazione, vizi,
viziosa, vulcani, visioni, virus, violini, voodoo, ricette voodoo. Quindi ricette. Resurrezione, ricette voodoo. Voglio questo. No, dove cazzo? La gioia della strega, la ricorderò. E sputi? C'è qualcosa con sputi? Sociologia, solitario, spiritualismo. Suture, sottrazione, sottotitoli, stupidità, self-service, squali, disastri. Ok, io direi che possiamo fermarci qui e gliele andiamo a chiedere alla stronza. Mi perdoni. Hai visto cosa vuoi? Perché avete il modellino di un faro qui? C'è un nuovo faro in costruzione nel paese. Questo è un modello in scala di ciò a cui assomiglia. Funziona? Non sarebbe un bel faro se non funzionasse, vero? Veramente intendevo il modello. Oh! Sì, normalmente il modello funziona. La lampadina è bruciata, ma all'interno c'è una lente. Allora, sto cercando un libro. Sa che magari... Sì, te li do indietro, non ti preoccupare. Allora, gli diamo indietro. Questo. Allora, che tanto dai alla bibliotecaria. Sputi di attori famosi. Questo è un libro inutile, va bene. Quindi dai Pristore, dai sputi alla bibliotecaria. Poi c'era quel libro che esamina. Qui a fondo la Mad Monkey. Ah, questo ci può servire. Questi due ci possono servire, secondo me. Perché c'era anche quell'altro che era naufragato. Ed era la Mad Monkey, la nave naufragata. Quindi...
Pianino pianino ci stiamo muovendo, c'è da dire questa cosa. Ok, adesso gli chiediamo di nuovo il coso. Sto cercando un libro. Che libro stai cercando? Vorrei La gioia della strega. Perfetto. Altro? Beh, I grandi naufragi del nostro secolo è quello che abbiamo già, no? Non è quello che ho letto? Ma che cazzona. Esatto. Mi dirà che... Posto. Quindi, diamo un'occhiata a quel libro di voodoo. E poi magari andiamo a fare due chiacchiere con... La gioia della strega. Credo che serve a praticanti voodoo professionisti. Questi magari serve alla voodoo lady, allora. La scritta è troppo tecnica per me. Vabbè, allora, vediamo un attimo sto faro, perché mi incuriosiva la cosa. Cosa? Non sembra funzionare. Che palle, dai! Raccogli. Sì. Cosa mi servirà? Vabbè, allora andiamo da coso. Aspetta. Allora, perché qui c'erano le indicazioni. Nord 34 ovest. Se coso la lente gli va bene. No, aspetta, non era qui. Qui c'è il falegname. Tra l'altro i chiodi ci servivano per... Chiodi e martello ci servivano. Vediamo. Se io do la lente del...
faro a Wally. Ah, questo andrà bene, grazie. A posto. Ciao Wally. Oh, salve signor Brush. Sai, potrei sedermi a parlare delle mappe tutto il giorno. C'è qualcosa altro su cui discutere? Allora, proviamo a dare il libro a lui e vediamo se ci dice qualcosa. Allora, dai. Facciamo un ultimo giro. A sto punto direi potremmo fare un ultimo giro a Booty, a vedere nel negozio se con i soldi che abbiamo possiamo permetterci qualche cosa. E poi direi che, visto anche l'orario, possiamo anche salutarci. Sulla porta. Accetti la visa. Ma perché? Dai, come se tu ne avessi una. Accetta, scegli i baratti. Che tipi di baratti accetti? Prendo vecchie spade, alcuni papagalli usati, qualsiasi cosa di valore fatto in mezzo. Mi daresti un pezzo di mappa per una qualsiasi tipo di cosa? No, c'è una cosa che potrei trattare per un pezzo di mappa. Attenzione! Cosa tratteresti per un pezzo di mappa? Se era una certa nave che affondò e mi piacerebbe avere un po' lì. Se la pollina per me ti darei la mano. Sarà mica la Madman, che vuoi parlarmi della nave con la pollina? La nave era un galleggiante, un galeone gigantesco chiamato Madman, che eccola, nessuno sa perché e dove affondò. Non è vero, noi lo sappiamo, ma la pollina è considerata uno dei pezzi d'arte più favolosi. Le arti, come puoi vedere. Di questa saga mi spezza sempre che le battute vanno dal non senso a quelle costruite talmente tanto dipende da risultare incredibili. Questa sulla visa era da condensare, assolutamente. Questa bellezza è stata trovata sul fondo del mare. Fece davvero piazza pulita. La voglio. Vorrei comprare la vecchia sega nuzia. Magnifico! Quell'articolo sono 25 pezzi d'otto e ce li abbiamo! Lo prendo. Grazie. Abbiamo la sega. Allora,
Dobbiamo per forza parlare con Dredd, allora. Scusa, Dai. Dobbiamo parlare con Dredd per forza di questa cosa. Dove vuoi andare? È qui. Io voglio andare qui. Perché è proibito? Proibito da chi? Non possiamo parlarci a questo Cristina d'Avena? Allora, 34 nord, 84 ovest, è lì. 34 nord... 84 ovest, qui. Fammi andare qui, figlio di merda. Perché non possiamo andarci? Dobbiamo andare a prenderci una cosa, una nave, qualcosa. Vabbè, adesso facciamo una cosa, visto che abbiamo la sega, io qui voglio tentare una cosa. Io devo avere i chiodi e il martello, lui non me li lascia, però cosa? Dice niente a proposito di questa. Lui mi sa che non ci aggiunge niente. Sì, lo so che sono importanti, zio Bricco, infatti volevo. Io voglio la cazzo di mappa. Cioè lui non ha nient'altro. Dicevo, potremmo provare questa cosa qui. Se noi gli andiamo a rovinare la gamba di legno, lui sarà la sua preziosissima gamba di legno. Sarà costretta a chiamare il falegname perché non può più camminare. Minchia. Ai! La mia gamba! Aiuto! Qualcuno chiami il dottore! Ma non voglio entrare qui. Voglio andare dal falegname. Chiodi e il martello e basta, direi. Perfetto. A sto punto, con chiodi e martello posso andare
Dread. Non so io dove voglio andare, ma non mi ci porti, stronzo. E allora andiamo a Buti. Da Stan. Bene, bene, bene. Sapevo che saresti tornato. I miei clienti tornano sempre. Eventualmente. Potresti farmi vedere quella bara? Che magnifica idea! Hai deciso di comprare? Puoi entrarci e rifarmi vedere quanto è grande? Benone! Chiudi la barra. Cosa chiodi? Cosa martello? Perfetto. A sto punto raccogliamo la chiave. Raccogliamo anche il campanello, suoniamo tutto. A posto, e ci leviamo dal cazzo. C'è nessuno là fuori? Salve! Perfetto. Quindi a sto punto abbiamo la chiave della cripta, le comode cripte di Sten, un luogo dove spendere l'eternità non una fortuna. E la cripta è nel coso. Quindi ritorniamo un'altra volta a Scab Island. Andiamo al cimitero. E qua ci sarà qualcosa. Cioè, sto cercando di muovermi a 360, cercando di capire. Ok, usa chiave. C'è un'iscrizione sopra. Baccia, mi sono diventato scorbutico. Ok, è lui. Apri la bara. Non credo ci sia qualcuno di interessante lì dentro. In realtà sì. Perché? Allora, quello che interessa a noi è quello che è indicato qua. Bacia, mi sono diventato scorbutico, chi lo diceva? Ah, è Leech. Invece quello che interessava a noi è le viole sono blu, le rose sono rosse. Stiamo vedendo a bordo, curatevi quella tosse. Rapscallion, esatto. Esamina. Ok, è questo. Apri la barra. Raccogli le ceneri. Sedimentose. Ok, andiamo a parlare con la Voodoo Lady. Oltretutto abbiamo il libro per le cose voodoo, quindi dovrebbe darci una mano. Dov'è che era già la Voodoo Lady? Alla palude. Thank you.
uno dei doppiaggi più faticosi dita dello skink gatto baratto, ma c'è un sacco di robe interessanti, dopo ci guardiamo. Sei attunato, sei un tripod. A proposito della bambola voodoo, sì, ha funzionato bene, vero? Ne ho ancora la sensazione. Vorrei farmi leggere la mano. Vedo un cammino difficile per te, Guybrush. Le cose non sono state facili per te da quando hai sconfitto le Shark, vero? La gente voleva di più. Hai dovuto dare prova di te stesso di continuo. La pressione aumentata finché hai perso. La tua fama, la tua fortuna e l'amore. Adesso basta. Sì, no, aspetta. Così sia. Ma io gli devo dare il libro, zio Bricco. Aspetta, fermi tutti. Dai. Ma perché? Sì, sono ritornato, ti devo dare il libro. Ma dai. Perché non lo vuole? Ah, si vede che dobbiamo sbloccare qualche cosa che ancora non abbiamo sbloccato. Però a sto punto siamo bloccati su più fronti. E Demojo? Cenere per vita. Ehi, quello è solo un modello d'esposizione. Ho della roba tosta qui. Quella è una delle mie pozioni potenti. Fa resuscitare i morti. La prendo. Ci sono delle complicazioni. Funziona solo sulle ceneri e la risoluzione è solo temporanea. In più deve portarmi un campione delle ceneri del soggetto prima che possa fare l'intrusio. L'intrusio. Vabbè, le ceneri le ho. Ho proprio qui le ceneri di qualcuno che vorrei resuscitare. Portamele. Ora c'è solo un piccolo problema. Ho dimenticato la ricetta. E ce l'abbiamo noi la ricetta. Easy. Cosa? È passato molto tempo e non ho più quel libro di cucina. Ma ce l'abbiamo noi, zia. Ho un libro di ricette voodoo. Bene. Quanti scalpi di granchio dice di usare? 13. Bene. Ciò che ho pensato quando mi hai scolato questo intruglio sperimentale. Grazie. Ricordo, ne basterà una guscia. Bene, allora ritorniamo dal nostro amico Fritz e sentiamo che cosa dice. Almeno da trovare un pezzo di mappa, uno. Cioè, bene o male, due li abbiamo già fisicamente visti. Uno è su una scogliera e l'altro ce lo danno se andiamo in un posto dove non sappiamo come andare, visto che al di là delle indicazioni non abbiamo ce lo fa fare. No, per fortuna no.
Allora, cimitero. Cripta. Usa. Le cenere vita sulla bara aperta. E parliamo con... Ehi! Che schifo! Oh! Ci sono andato vicino! Se non avessi avuto il mio grembiule d'amianto sarei morto! Tu sei stato ucciso, Rap. Cosa? Stai raggiungendo San Pietro. L'avresti già raggiunto. Io sono... morto? Freddo come gli avanzi di maiale. Ma non sono pronto a morire. Sento che la mia anima non è in pace. C'è qualcosa che devo fare prima di morire. Darmi la tua parte della mappa di Bewoop? Il brutto presentimento di aver lasciato il gas acceso nel mio ristorante. Quale ristorante? Mi fa impazzire. Penserò io al gas, Rap. Ma dov'è che lavorava, Rap? Grazie. Ecco la chiave. Sì, ma dove cazzo è sto ristorante? Wurstel Fumanti. Forse a Booty Island? Aspetta, proviamo. A riparlare con lui. Per farci sapere dove cazzo è il coso. Ma penso Booty perché è lì che c'è. Ebbene. No, niente. Dobbiamo cercare il ristorante. Dobbiamo cercare il ristorante. Dai, andiamo avanti, sarà una live un po' più lunga, ma almeno una cosa la dobbiamo finire. Dobbiamo arrivare almeno ad avere un pezzo di mappa. Allora, Wurstel Fumanti. Allora, qua non dovrebbe esserci. Anche perché a memoria non mi ricordo di locali. Qui tutto quello che c'è è qua, quindi direi che non è qui. E a sto punto tornerei sul discorso di andare a Booty Island. Quindi, nave di Dread. Dove vuoi andare? Allora, costumi. Gara di sputi. Lì c'è il villaggio di Putti. Governatore, la scogliera maledetta, torniamo indietro qua, vai verso la porta, qui cos'è che c'era? Il negozio, e non è qui che dobbiamo andare, il negozio di costumi, la nave di Dread, allora non era qui, a questo punto è fatta.
qui c'è la libreria. Nei vicoli non credo che ci sia nulla, in realtà. E infatti non c'è. Che cazzo ce l'ha questo posto, il... Vai verso la porta. Questa dovrebbe essere la prigione, no? No. Questa è la libreria. Qua c'è il vicolo. Lì c'è il sentiero. Dove cazzo è sto posto? La prigione. Lavorava sto stronzo. Qui c'è la villa, la nave di Dredd, la cascata. Qua c'è la villetta. Dove cazzo è sto posto? Questo è un problema, ragazzi. Non so dove... dove lavorava sto stronzo. E lui non ce l'ha detto, peraltro. Proviamo a vedere schedario, cucine, cannibalismo, casalinga, disastri, decadentismo, oscurantismo, crittografia, cucina. Condimenti caserecci, fluidi viscosi, citazioni, creatività, collezionabili, le grandi. E poi invece lui si chiama Pat. Madonna, perché io non mi ricordo mai? Allora, proviamo a parlare con la stronza. E comunque che nessuno mi sappia aiutare è qualcosa di assurdo, eh? E vabbè, lei si diverte sempre, il suo mondo. Allora, proviamo a vedere se qua ci dice. Sì, va bene. Adesso mi fai leggere, per favore. Grazie. Cibi pirata del domani. Ehi, è bianco. Ma come bianco? Allora non ci interessa. Grazie. E... boh. Veramente boh. E poi c'è questa cosa del pescatore.
Sì, ma niente di disgustoso da farti mangiare. Aspetta un attimo. No. Dai, non voglio più parlare con te, stronzo. Io non so. C'abbiamo quel coso che in realtà non ha portato a nulla. Ah, qua c'è la villa del governatore. No, non è qui che devo andare allora. È nell'altra villa. E qui c'è l'altra villetta. Dov'è che è Dredd? Zio Bricco. Parliamo con The Walt. Salve di nuovo. Oh sì, beh, ti stai godendo il carnevale! No, sto cercando un tesoro. Cosa, faranno un'altra caccia al tesoro quest'anno? Non posso credere che ci stiamo riprovando dopo tutti quegli infortuni dell'ultima volta. Genere di infortuni? Beh, alcuni sono stati trascinati via. Qualche tomba è stata profanata. È stato proprio un brutto affare. Beh, goditi il carnevale. Ma ancora nessuno è stato in grado di dirci dove cazzo dobbiamo andare per chiudere il gas. C'è la maledetta scogliera che ancora non ci... Lì c'è il grande albero. Anche quello mistero di... Dai, andiamo un attimo alla villa del governatore. E poi... A breve ci fermiamo perché 2 ore di live direi che sono fin troppe. Cosa? Cosa c'è qua? Ah beh... verso il lato della casa. Allora forse dovevo entrare qui. Ok, allora raccogliamo il pesce. Allora forse dai. Ma porca di quella puttana. Ma vai verso il sentiero. Ah.
buttare via. Ok. Bene, abbiamo il pesce. Abbiamo il pesce e con questo possiamo andare a rompere il cazzo al pescatore. Dai, almeno qualcosa, qualcosa. Non possiamo finire. Io voglio sempre andare qui comunque. Allora, era a Fat Island. Andiamo dallo stronzo. Dai, il pesce a sto stronzo. Wow, questo è il più grosso. È grosso quasi come il Leviatano che ho appena preso. E dov'è? Veramente? Dov'è questo Leviatano? Penso tu stia mentendo. Sì, hai ragione, era solo una barzelletta sui pesci. Penso che tu sia il vincitore. Quindi ci dai la... Ecco, prendi la canna. Perfetto. Quindi a questo punto possiamo finalmente prendere il pezzo di mappa. Forse. Lo auguro. Quindi, riprendiamo la nave. Andiamo a Fat Island. No, a Buti. Prendiamo il sentiero, andiamo sulla scogliera. Forse canna da pesca. Dai, dai. No, 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 ma sei un figlio di puttana però. Va sull'albero, porca troia, va sull'albero. No, dannazione. Ma porca di quella zoccola. Voglio tagliarlo sto cazzo di... Allora qua c'era questa roba qua da inserire. Aspetta un attimo. Noi questo non l'avevamo mai provato a fare, mi sa. No. No. Che ne servono due di queste cose. Aspetta un attimo, ho un'idea e dopo di questa prometto che chiudiamo la live.
andiamo dal falegname e prendiamo una gamba di legno. E usiamo la gamba di legno come seconda... sperando che il falegname non sia ritornato. Cazzo, è ritornato. Altra gamba di legno. Andiamo sempre. Gamba di legno. Esatto, sì, possiamo. Allora, andiamo a ritagliare la gamba allo stronzo. Vediamo se funziona sta cosa. Intanto si fa i cazzi suoi, bravissimo. Fa sempre ridere questa cosa. Cazzo. Raccogli la sedia. Allora, usa la sedia. Ah, ok, usa lo sgabello. Dai. Raccogli lo sgabello. Faccio a prenderlo. Dai, non rompere i coglioni. Usa banco da lavoro. Tira lo scabello. No. Tira banco da lavoro. Non possiamo prenderla, quindi? Ah, di niente. Allora non era questo il... non era questo il barbatrucco. Lo stronzo non le vendeva, immagino. A Buti, che prima ovviamente devi pensare a rubarlo e dopo nel caso. Salto veloce a Buti. C'è le gambe di legno te. Sì. Dai! Che stronza. Ah, di niente, ragazzi, qui ci fermiamo. Qui ci fermiamo perché non so... Devo un attimo pensare, e perché non so dove andare a sto punto. E
Abbiamo diverse cose da risolvere. Prima fra tutte capire dove cazzo è questo ristorante, poi capire come vincere la gara di sputi sicuramente, e altro. Me li dai? Niente, dai, qui ci fermiamo. Basta così. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a commentare e scrivervi se ancora non l'avete fatto, fare come sempre tanto 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 all'amore, a ricordare che Demiurgo è la parola che salverà il mondo, di fidare delle sedie bionde messicane, che potrebbero essere le vostre vicine di casa e guidano l'omonima macchina, a seguire altre serie, prima fra tutte direi gli speciali ragazzi, ci sono tanti di quelle chicche negli speciali che alla metà basta, quindi andate a vedere, e qualsiasi sia la vostra scelta fatela sempre soltanto su Omnes, il mio canale su YouTube italiano. Buon sabato e alla prossima, ciao!